Una sera si è appena concluso il Consiglio europeo, è stata una tappa, ha segnato una tappa importante nella storia europea. Tutti e 27 paesi hanno accettato, abbiamo accettato, di introdurre per reagire a questa crisi sanitaria, a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery Fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni europei che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti, tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia. È una importante perché è passato anche il principio che è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario. L'Italia è in prima fila a chiederlo e devo dire la verità che la nostra iniziativa con la lettera firmata agli altri 8 paesi è stata molto importante perché uno strumento del genere era assolutamente impensabile sino adesso. È un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati, renderà la risposta europea, ci auguriamo, molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace. Grazie. Il Recovery Fund di cui sta parlando, sta discutendo l'Europa, la proposta della Commissione, lei cosa ne pensa? Dopo le parole vediamo i fatti, ci sono diverse vie per ricostruire il Paese, qualcuno vuole far debito con Pechino. Qualcuno vuole far debito con Berlino, io preferisco, insieme a tanti economisti italiani, chiedere che il futuro dell'Italia sia in mano agli italiani. E quindi vediamo che cosa partiranno a Bruxelles, a parte i 2 mesi di clamoroso e drammatico ritardo, ma se devo avere dei soldi per restituirli con gli interessi a condizioni poste da istituzioni multinazionali o fondi stranieri in Germania o in Cina, preferisco che il controllo sia italiano e quindi rivolgermi a risparmiatori italiani. È arrivata la verità. Dopo settimane in cui il Presidente del Consiglio Conte e il Movimento 5 Stelle assicurano gli italiani sul fatto che l'Italia non utilizzerà mai il MES, oggi la maggioranza boccia un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che prevede esattamente questo. Ma Fratelli d'Italia continuerà la sua battaglia perché non consentiremo a questi signori di farci fare la fine della Grecia. Mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 2463, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 17 marzo 2020 numero 18 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Fogliani. Carnevali. Balbusa. Balbusa. Altri? Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 354, votanti 352, astenuti 2, maggioranza 177, favorevoli 229, contrari 123. La Camera approva. E come vedete questa è un'evoluzione anche interessante, vedete che comunque anche nelle zone a bassa circolazione ci sono comunque dei focolai sostanzialmente, dei punti dove, e lo vedete anche nel Lazio, in Calabria, in Sicilia, ma vedete che globalmente il tipo di intensità si è molto ridotta, rimane comunque una circolazione e questo è un tema molto importante che è il motivo per il quale anche quando parliamo di aprire alcune misure si esprime sempre la cautela e la necessità di muoversi passo dopo passo proprio perché la situazione epidemiologica è nettamente migliorata, ma comunque ha una circolazione di cui non possiamo ignorare, di cui dobbiamo tener conto.